A Londra è stata sicuramente una piacevole sorpresa per tutti i partecipanti dell'EOC Tour, un paese con tante vigne attorno all'area urbana dove si sono cimentati i concorrenti. Non è stata proprio quindi la classica gara urbana come nelle altre tappe. Io ho visto arrivare tanti concorrenti col sorriso sulle labbra, si sono cimentati in una sprint un po' più lunga del previsto, ma questo ha sicuramente giovato loro, hanno sicuramente apprezzato il terreno di Alonte. Quindi una volta orientati e raggiunto il punto di controllo, gli atleti, anche per loro, la 100 è sempre l'ultimo. Adesso diamo la cartina a tutti quelli che passano. You got to use your brain. E Vicenza cosa c'è? Potrebbe essere una cosa importante? Il baccalà vicentino! Siamo contenti e personalmente sono anche orgoglioso che l'EOC Tour abbia fatto ad Alonte, paese dove comunque sono nato e vivo, ma che ha la sede anche del PVT Italia. Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. Se non vi siete capiti non vi capirete mai, Nicky Manfredi, da Giovanni Maici. Grazie, viva Alonte!